in collaborazione con Babylon Café, Spiannata Castelletto, Genova. Qualunque Mente Pizza, Piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari, 215 Rosso, Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in Piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Ben ritrovati cari amici e iniziamo quest'altro blocco con il servizio sui calendari, sì, vero? Lunedì c'è stata appunto la presentazione dei calendari, vediamo il servizio. Per le genovesi, prima giornata, domenica 31 agosto, 20:45, Genoa-Napoli, Palermo-Sampdoria. Seconda giornata, Sampdoria-Torino, Fiorentina-Genoa. Terza giornata, Sassuolo-Sampdoria, Genoa-Lazio. Quarta giornata, Sampdoria-Chievo, Verona-Genoa. Alla quinta, il 28 settembre, derby Genoa-Sampdoria. Derby di ritorno, il 22 febbraio 2015. Se l'inizio è per fine agosto, l'ultima giornata del calendario di Serie A 2014-2015 è stata fissata per il 31 maggio, con 4 turni infrasettimanali, mercoledì 24 settembre, mercoledì 29 ottobre, martedì 6 gennaio 2015 e mercoledì 29 aprile 2015. Ci saranno 4 pause per gli impegni della nazionale, il 7 settembre, il 12 ottobre, il 16 novembre e il 29 marzo 2015. Sosta per le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio 2015. L'ultima giornata di ritorno si disputa domenica 31 maggio 2015 con inizio alle ore 20:45. Tutte 10 gare in contemporanea. Il 31 maggio la Sampdoria giocherà in casa contro il Parma, mentre il Genoa si recherà a Reggio Emilia per giocare contro il Sassuolo. Ugo, come abbiamo visto, per il Genoa un inizio sicuramente non facile. Poteva andare meglio? Ma sì, forse poteva andare meglio, però sai, questo è un argomento che ogni volta che c'è il calendario, appunto, viene a gala, poteva andare meglio, poteva andare peggio. Ma pazienza, io francamente non faccio mai questi conti, cioè chi viene viene, prima o dopo. Certo, uno può dire sono squadre di prima fascia, seconda fascia, ma va bene così, non, ti ripeto, non penso che incida poi molto. Sì, uno può dire meglio cominciare con quelle meno forti, con quelle più forti, meglio incontrarle dopo. Non saprei, guarda, francamente non ho mai fatto questo tipo di allenamenti, proprio così, ho sempre preso atto del calendario, quello che è, pazienza, va bene, insomma. Tanto prima o dopo bisogna essere pronti, questo è il discorso, bisogna essere pronti, è chiaro che poi non si è pronti perché si è finita la preparazione, si è fatto poi il precampionato, si arriva che si magari ancora un po' imballati, poi al top si arriva dopo un paio di mesi, due o tre mesi a essere proprio al massimo, però di fatto, poi il calcio sai gli episodi, sai, tu mi insegni che è fatto di episodi il calcio, magari viene la squadra, lo squadrone vinci, viene la squadra che dipende. Ecco, il bello del calcio è questo, è sempre stato così. Poi è chiaro, invece qualche allenatore dice siamo sfortunati, non siamo fortunati, insomma questa valutazione le fanno anche i tecnici. Io non le faccio, sinceramente mi va bene tutto, quello che viene viene, va bene, non importanza. Cristiano. Sì, ogni anno diciamo che i tecnici poi si sbilanciano su quello che può essere. Secondo me l'inizio in salita del Genoa comunque porta comunque a un confronto con delle squadre che hanno altri obiettivi, mentre l'inizio della Sampdoria sembra più soft, però attenzione perché poi alla fine i punti in classifica quando si arriva in fondo vanno per la classifica avulsa, quindi gli scontri diretti, la Sampdoria affronta tutte squadre che sono la loro diretta concorrente, quindi può essere bruttissimo per il Genoa vedere il calendario così, però attenzione perché per la Sampdoria se non si parte bene sono scontri diretti, quindi c'è da dire però Ugo che Gasperini vuole fare punti subito, ma deve perché non sai, si perde siamo tempo, in Italia, ecco. Non teniamo presente che Gasperini non Gasperini, se
credo che non succeda assolutamente, anzi sono convinto perché ho tanta stima nel mio tecnico. Non si era capito. Però dico la verità che sai, se non succederà, ma se le prime tre partite prendi zero punti, magari qualche problemino poi nasce societario, perché in Italia purtroppo è così. La programmazione è tanto bella, tutti la vogliono fare, poche resistono alla tentazione della sirene, perché dopo 3-4 insuccessi, o perché alla piazza, o perché la dirigenza, o perché il giocatore, insomma, c'è sempre qualche motivo e noi allenatori andiamo a casa. Ecco, quindi, ripeto, sembra così, ma a volte la giochi, vedi l'anno scorso Liverani, no? Che poi, per carità, però su 4 partite ne ha perse 3, quindi è un po' così, no? Io comunque penso che le squadre di Gasperini abbiano tanto un ottimo allenatore, un grande preparatore, meticoloso. Certo, probabilmente la sua squadra si esprimerà al meglio, non certo nelle prime giornate, ma ci vorrà almeno 2 o 3 mesi, perché lui è uno che prende anche molto, e certi meccanismi che lui impone alla squadra sono talmente svizzeri, talmente perfetti, che ci vuole tempo, e tantissimo tempo e tanta applicazione. Vedo anche gli allenamenti che è abbastanza, però lui è uno che ti sa motivare, e soprattutto il rapporto con i giocatori è molto chiaro e diretto, quindi giocatori con lui non scherzano, sono sicuro, vanno in campo e trottano parecchio. Trottano. Sì, d'accordo. Galoppano, se è il caso, ecco, perché, sì, certo. Perché lui non scherza. No, è un classico allenatore che potrebbe sembrare superato sotto certi aspetti, perché l'allenatore di una volta è un allenatore autoritario, ma è il classico allenatore che è moderno, come del resto anche, lo dico per me, lo dice assolutamente. Allenatori moderni, giovani, che però hanno le idee chiare, e che stabiliscono un concetto di base: l'allenatore è l'allenatore, e quindi di lì non si scappa. Cristiano. Sì, sono d'accordo, e tornando al discorso che facevo, una riflessione sul fatto di non saper aspettare i tecnici, no, dopo le prime giornate. Tra l'altro si parla tanto di cambiamento nel calcio, si parla tanto di questo tipo di cose, e ci facciamo queste domande soprattutto con presidenti vulcanici come il ritorno per esempio di Zamparini, eccetera eccetera. Però nel momento in cui c'è un decremento di pubblico allo stadio, quindi di attacco del tifoso pressante alla squadra, e c'è più il pubblico televisivo, non si capisce come ancora non riusciamo ad aspettare degli allenatori che possono comunque cambiare, metterci del loro, insomma, perché poi alla fine quello che ci si aspetta dal tecnico non è che metta in campo la squadra che vinca tutte le partite. Questo sarebbe bellissimo, ma il bello del tecnico è che poi, quando c'è la squadra che è in difficoltà, deve saper, certo, tirare fuori. Il problema è anche che, in una frase di Gasperini celebre, che io dal primo volta che l'ho conosciuta la riportata per sdrammatizzare, ha detto: quando cominciamo le partite va tutto bene, i moduli sono perfetti, poi il fatto è che i giocatori si muovono, e quando si muovono i giocatori bisogna cominciare a mantenere questo trend. Quindi non è semplice, assolutamente è difficilissimo. Fra l'altro, sia lui che Mialli sono due allenatori che hanno una grande capacità di leggere la partita, come si dice nel nostro gergo. Leggere la partita vuol dire capire durante la partita e cambiare in corsa, e preparare la squadra a cambiare in corsa, perché non è che tu puoi anche cambiare in corsa, ma se la squadra non è preparata non ti segue, quindi devi anche quei giocatori. Questi sono lavori. Avere un giusto rapporto. Esatto, sono lavori lunghi che implicano tanto tempo, tante ore di allenamento, di lavoro, che devono assimilare bene, perché i giocatori poi sono uomini normalissimi che devono assimilare certi concetti. Non è facile, non basta uno o due allenamenti, dice: beh, abbiamo risolto il problema. Assolutamente. Meccanismi precisi, chi entra al posto chi viene sostituito, ci deve anche l'abilità anche di fare i cambi, e la squadra non ne risente, ecco, per esempio, perché magari chi esce è sostituito da un altro. Insomma, i compiti sono precisi, è difficilissimo fare l'allenatore, e essere bravi è ancora più difficile. Da una tua, diciamo, citazione di Gasperini passiamo ad una di Mihajlovic, che sui calendari comunque sostiene che tutte le gare sono facili al 90esimo. Ha ragione, ha perfettamente ragione, condivido assolutamente. E anche Mihajlovic, ti ripeto, è un allenatore che mi piace sinceramente. Ora mi tengo volentieri Gasperini, ma Sinisa è un grande anche secondo me. Bene, invece adesso passiamo alla Serie B, perché anche l'Inter sta facendo veramente un buon mercato, e noi ve ne rendiamo atto con questo servizio della nostra redazione. Guardate. Dopo i colpi di Litteri in attacco e Perizzoli in porta, la squadra del presidente Gozzi sembra non fermarsi più. Ed ecco arrivare l'attaccante Sansovini dallo Spezia e il promettente Latour dal Paris Saint-Germain.
soddisfatto mister Prina anche degli arrivi di Mazzarani, Lanini e Malele. Ma le sorprese del presidente Gozzi sicuramente non sono ancora finite. Da non perdere inoltre il 6 agosto l'amichevole con la Sampdoria al Comunale di Chiavari. Ugo, il presidente Gozzi sta allestendo una formazione in grado di salvarsi come aveva promesso? Beh, penso di sì. Inizialmente sono stato un po' alla finestra perché onestamente pensavo che ora, con tutto rispetto all'Inter che ha vinto il campionato, forse avesse bisogno di qualche ritocchino, visto un salto di categoria abbastanza notevole, anche se è solo una categoria, ma saldo è più che una categoria, un salto abbastanza impegnativo, ecco, cambia completamente la mentalità, il modo di giocare. Ma vedo che invece ha fatto acquisti oculati, gente che va bene in categoria, quindi il portiere Pellizzoli, anche Sansovini mi pare che sia arrivato, che è un giocatore assolutamente, perché potrebbe valere il discorso di Berghessio, cioè Sansovini è un giocatore che in categoria si è fatto un sacco di gol. A Spezia lo rimpiangono ancora adesso, che ne dicano, perché poi è andato, non so per quale motivo, andato, vi era un idolo fra l'altro, comunque non conosco i risvolti societari. C'è anche da dire che comunque sta dando anche a Prina una buona macchina, certo, tra virgolette, certo. E poi per fare una buona gara, però starà lui adesso a dimostrare il suo valore, no? Sarà un lavoro pesantissimo quello di Prina, perché ripeto, il salto di categoria lo avverti sicuramente, però mi pare che adesso la squadra nei punti cardine sia abbastanza ben coperta, ecco, mi pare che sia una squadra che possa, ecco, fare una salvezza tranquilla secondo me, Non me ne vogliono la gente di Chiavari e chiavaresi, però insomma, voglio dire, già fare la Serie B e salvarsi con tranquillità penso che sia un primo obiettivo e che sia anche alla portata sicuramente. E poi comunque ne parleremo nelle prossime puntate. E ora? E ora la pubblicità. In collaborazione con Babylon Café, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque mente pizza, Piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in Piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Per le tue vacanze estive ed invernali, Hotel Sommelier. Situato nella splendida cornice della Perla delle Alpi, l'Hotel Sommelier offre un'atmosfera confortevole e familiare, in grandi sale liberty dove i ricordi si perdono nella memoria. Hotel Sommelier a Bardonecchia, Piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it. Vi aspettiamo! Volete passare una bella serata? Il Babylon Café fa per voi! Con le nostre serate a tema e DJ set, qui potrete gustare le migliori birre artigianali e i più buoni cocktail della città. Babylon Café ti aspetta in Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio. Parola d'ordine, qualità. Carni selezionate piemontesi, pollame allevato a terra, conigli, agnelli e suini di prima scelta. Prova anche le nostre specialità gastronomiche. Cima alla genovese, ravioli fatti a mano di nostra produzione, trippa in umido e tanto altro. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Si accettano ordinazioni e consegniamo a domicilio. Macelleria da Claudio, scegli la qualità. In collaborazione con Babylon Café, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque mente pizza, Piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto, a Genova. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in Piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it.
Ben ritrovati amici, siamo qua nell'ultimo blocco di questa grande puntata. Ricordiamoci però che siamo anche su Facebook, è vero? Assolutamente, sì. Mettete mi piace alla nostra pagina di Facebook dove troverete articoli, le ultime interviste, gli ultimi sfizzetti, insomma, delle notizie calcistiche di questo mercato. E non solo perché... Perché si possono anche rivedere le vecchie puntate attraverso il nostro canale YouTube, quindi mi raccomando, seguiteci anche lì. Assolutamente, guardateci. E adesso però guardate un servizio sullo Spezia, perché anche lì stanno facendo un buon mercato, eh? Guardate del nostro servizio. Il mercato dello Spezia ha avuto un rallentamento. Il direttore sportivo Angelozzi era pronto a portare il difensore uruguaiano del Genoa a Polenta, ma Bielica lo ha bloccato. Questo non è piaciuto molto al direttore sportivo, che ha chiesto un chiarimento alla società. In arrivo il giovane attaccante, sempre uruguaiano, Ruben Betancourt. Grande promessa che l'Atalanta ha prelevato dal PSV Eindhoven e che dovrebbe arrivare allo Spezia in prestito. Ugo, uno Spezia rinnovato, che campionato può fare? Ma guarda, sicuramente dobbiamo essere ottimisti, allenatore nuovo, giocatori nuovi, cambi adeguati, però ecco, che la fa sempre da padrona Spezia al pubblico, che a monte la curva ferrovia che è famosa per essere un po', non siamo gemellati, ho sempre detto, però molta affinità con la gradinata nord, è una curva esigente, il pubblico spezzino altrettanto esigente, quindi vediamo un pochino, sarà per allenatore e squadra sarà dura dover rispondere così del loro operato ai tifosi, quindi vedremo subito, da subito dopo 2-3 partite potremo già sbilanciarci un pochino di più sulle possibilità. Sono d'accordo, lo Spezia secondo me sta allestendo una rosa che comunque dovrebbe portare a avere problemi di sorta per un eventuale pericolo di discesa, e poi nel lungo il cammino si può vedere cosa succede, come è stato quest'anno, anche se è stato un po' molto altalenante, vedere cosa succede e eventualmente puntare alla zona playoff. Ecco, secondo voi la Liguria può supportare 4 squadre tra Serie A e Serie B, Cristiano? Penso proprio di sì, non vedo perché non dovrebbe riuscire. La Liguria forse ha sempre dato al calcio tantissimo, secondo me. E nonostante la sua ristrettezza territoriale, ha sempre dato molto. E penso proprio di sì, è un patrimonio proprio. Sono d'accordissimo, un piccolo aneddoto veloce. Qualche anno fa il presidente Maccalli, che per chi non lo sa, il presidente della Lega Pro di calcio, aveva detto che in quel, così, c'era un pochino di trambusta nella categoria, c'erano squadre che fallivano, c'erano problemi da tutte le parti. Aveva detto, proprio, avevo sentito io che diceva una conferenza, ecco, io dove sono tranquillo, testuale, è a Chiavari e a Spezia, perché c'era sicuramente anche perché i concetti che ora la Serie C vuole mettere in atto è quella che se hai i soldi ti iscrivi al campionato, ma devi averceli, e se non ce l'hai non ti iscrivi, per fare un po' di ridimensionamento. Però ripeto, avevo detto dove sono tranquillo è Chiavari e Spezia, ed erano le due squadre, erano ancora non sono adesso, non ancora in Serie C, quindi sono due presidenti che hanno grande possibilità, quindi problemi di mantenersi in categoria non ce ne sono affatto. Genoa e Sampdoria neppure, quindi siamo tutti in grado di fare bene come Liguria. Hai ultime notizie sull'Ajax? Sull'Ajax, guarda, siamo tutti votati adesso in questo momento ad aspettare il 11 d'agosto, dove ci sarà l'elezione del presidente federale. C'è stata questa candidatura di Demetrio Albertini, sponsorizzato ma anche appoggiato proprio ufficialmente sia dalla mia associazione che dai calciatori, chiaro in minoranza, dall'altra parte c'è il Carlo Tavecchio, che è una persona notissima, conosciutissima, vediamo. L'Aia quindi in questo momento è proprio orientata a vedere che cosa ci darà l'11 agosto, perché da quello dipenderà poi molto anche proprio riguardo alle sorti proprio dell'Aia, perché il calcio ha bisogno di rinnovarsi, quindi vedremo cosa succederà. Quindi sul calcio femminile invece? Sul calcio femminile siamo fermi, ma stiamo allestendo col presidente della federazione un campionato di... Le iscrizioni, fra l'altro, con l'occasione per dire che si chiuderanno il 4 di settembre, diamo un po' più tempo alla società per fare appunto gli ultimi aggiustamenti. Puntiamo a fare una Serie C almeno 10 squadre, almeno 9-10 squadre, ci contiamo molto, stiamo lavorando perché questo avvenga, perché la Serie C femminile
secondo me è da dove si deve partire, perché poi ci sia la B, ci sia la, quindi ci stiamo dando da fare per, ripeto, fare un campionato di Serie C di questo livello, quindi stiamo lavorando con la società, insomma c'è un momento abbastanza di fermento, abbastanza di superattività per prevedere di fare un organico degno della categoria. Bene, all'inizio trasmissione abbiamo presentato che sono per io come artiquista del Pallonaro. Che cos'è il Pallonaro? Sì, il Pallonaro è il sito sportivo per il quale con un gruppo di lavoro nel quale collaboriamo tutti e niente, dove si possono trovare tante notizie sia di mercato che gossip per quanto riguarda di tutte le squadre e di tutti gli sport. Cerchiamo di curare tutti gli sport, anche le cose più curiose che ci sono nel panorama sportivo italiano, quindi sito sportivo interessante, andate a vedere. www.pallonaro.it www.pallonaro.com. Andateci, mi raccomando, cari amici, quando siete su Facebook andate anche lì. Luana, salutiamo i nostri ospiti, grazie a Ugo Maggi. Grazie a voi come sempre, buonasera. Grazie a Cristiano Previ. Grazie. Grazie a te. Grazie anche a te. E soprattutto... grazie a voi per averci seguito. Assolutamente, vi ricordo che siamo su Entella TV Sport, Telegenova 2, Antenna Blu e ovviamente su Tele Liguria ogni giovedì alle 21 e sabato in replica sempre alle 21. Grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao. In collaborazione con Babylon Café, Spianata Castelletto, Genova. Qualunque Mente Pizza, Piazza Garassini, 7 Rosso, Genova Marassi. Rosticceria Castelletto, Spianata Castelletto a Genova. Celleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, Genova. Hotel Sommelier a Bardonecchia, in piazza Statuto 3. Contattaci allo 0122 99582 oppure invia una mail a info@hotelsommelier.it.